Prima di cominciare con il video vi vorrei dire una cosa. Visto che alcuni miei amici con cui gioco a Fortnite solitamente mi chiedono: ma perché fai solamente un video alla domenica e non ne fai magari un po' di più? Ecco, per il mese di agosto, anche fine luglio che adesso sta arrivando, faremo un video al mercoledì, sempre alle 14.30, e un video alla domenica alle 14.30. Quindi potete alla sveglia sia mercoledì sia domenica. Poi, nel caso vi servissero le sfide, al giovedì quelle che sono sempre, nel caso siano difficili, quelle sempre le trovate. Quindi niente, piccola cosa iniziale che devo dirvi. Per tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Brawl Stars. Oggi siamo qui per shoppare una skin delle due. Perché vi spiego. Se vi siete persi i vecchi video, anzi un vecchio video in particolare, che vi lascio qua in alto nelle schede, andate a recuperarvelo prima di guardare questo video, oppure recuperatevelo dopo. Andiamo nel negozio e andiamo a comprare una skin stellare. E di che skin stellare stiamo parlando? Se, come appunto vedete in alto, ho 50.000 punti stellari. Secondo voi che skin stellare andremo a shoppare? Non lo so, vi lascio al dubbio, anche se penso si sia capito, non lo so. Però prima di iniziare vi ricordo iscrizione, campanella, un bel like, come dice il nostro Corvetto, con il pollicione, fatelo diventare blu. E prima anche di cominciare volevo dire un'altra cosa. Se vedete sulla casella Brawler, adesso io non la cliccherò perché non voglio fare spoiler, quindi lascio immaginare a voi che cos'è. Mercoledì vi beccate il video sul canale e vedrete finalmente che cos'è, perché altrimenti non ve lo posso dire. Quindi rechiamoci nel negozio, visto che abbiamo 8 minuti perché poi si refrescia il negozio, e stiamo parlando proprio di lui, il corvo mecha dorato. Quindi prima di far scomparire l'offerta, che mi sto tirando un po' il naso, andiamo 50.000 punti stellari di nuovo, quindi siamo a quota 100.000 punti stellari spesi per le skin. Corvo mecha dorato, bella, bella, ma preferisco il bow, dico altro. Prossima skin stellare invece che andremo a comprare, ve lo posso già dire perché già sono sicuro di quello che vorrei fare, sarà la Jessie draghiera oscura. Se trovassi Jessie magari sarebbe anche meglio. Ecco, la Jessie draghiera oscura, non so come si chiama, comunque quella più scura di questa qua, quella cavaliere nero, qualcosa del genere. Qui andiamo subito a impostare la skin di Corvetto, guardalo qua. Comunque, per chi si fosse perso il video, comunque ve lo lascio qua in alto. Servono entrambe, per farvi capire. Qui andiamo subito a prenderci il nostro Corvetto, andiamo a prenderci le due mappe che sono uscite tanto per... Ci buttiamo, no ascolta, ci buttiamo in duo, va. Vai, duo sopravvivenza. E speriamo di strappare qualche prima posizione, anche seconda va bene perché comunque i trofei si guadagnano lo stesso. Quindi andiamo subito, ma va che bello, è troppo bello sto corvo. Non quanto forse quello blu, perché quello blu lo preferisco di gran lunga, ma essendo comunque gratis, perché vi ricordo che i punti salari non si possono shoppare, quindi è come se fosse una skin gratis che vi guadagnate con o gli end season della sete di power, oppure semplicemente con i brawler che portate su ad ogni grado, oppure anche a fine season, sì, con i brawler che avete portato in quella season. Se Maremma Bucaiola morisse, no. Ok, ho paura che magari ci fosse qualcuno nel cespuglio. Ok, siamo ancora vivi, vai, e questo Corvetto porta fortuna. Ciao amico. Allora, attenti che qua c'era una rosa da qualche parte, perché i cespugli non sarebbero messi così altrimenti. Se andassi avanti tu però, grazie mille. Ok. Aia. Ok, grande. C'è un francuccio che non ho capito se è da solo o meno. Sembra. Ok, easy. Più 9. Facilissimo. Beh, se vuoi rigiocare questo barrel, vi dirò che non mi dispiace perché era bravo. Quindi noi mettiamo pronto. Se vuole, ok, probabilmente perché ho la skin dorata e per questo accetta, non per altro, anche se ci siamo comportati abbastanza bene. Io vado a prendere questa qua, se lui riuscirebbe ad andare al centro, tanto meglio, visto che al centro ci sono un botto di power up.
Quindi allora questa che non va giù però, dai. Ok. Ok, sta già fightando e la vedo male. Facciamo un giretto tattico nucleare, perché altrimenti qua ci schiattiamo. Allora, qua non c'è nessuno, ok. Qua sotto c'è Rose ed Energetic, che con calma andremo a aprire, tanto non c'è fretta. C'è ancora un botto di tempo a fine pass. Comunque vi ricordo che io ho anche le ricompense del vecchio pass, quelle, le casse enormi, quelle finali, quindi ci sarà tempo di aprirli tutti. E allora questi, ma non vogliono andare giusti, maledetti. Se me li chiudi di là, io magari te li posso prendere di qua. Problema è, se io mi avvicinassi troppo alla rosa, sarei un po' fregato. Io adesso potrei già... Vai! Ma Energetic sempre si salva, ne? Guari, ok, guari, guari, è morto. Tre tetti, tre. Terza posizione. Però noi non ci accontentiamo. Quindi allora, che fa? E viece. Ok, 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 buono. Ok. Se voleva pushare, infatti c'era, ci poteva anche morire. C'è una BB con lo scudo da 8 power up. Questa è tosta. Anzi, 10. Aspetta, amico mio. Ah, ho sbagliato. No, non ho sbagliato, però. Ok, 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 ok. Vai. Maremma. Vai, 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 vai. Ho sbagliato, ho missato il colpo. Cacchio. Il problema è quello che lei si carica. Easy. Easy. Troppo forte questa skin. Se vuole rifarsi un'altra. Ma sai com'è? Mica la buttiamo via. Guardi, dopo un meno 8, direi che ci facciamo l'ultima, tanto per tornare a 6,25 con un più 9. Ci sa mai. Beh, questa l'ho tagliata perché faceva schifo, perché allora, il mio compagno è schiattato come di consueto. Poi vabbè, eravamo scesi da tutti e quattro i team, eravamo in mezzo, va bene. Tra Piper, Colt che sparavano da lontano, era un casino. Ah bro, sto un po' pazzerello, ma vorrei dire, aia, mi è rallentato perché al secondo gadget. Comunque il box opening arriverà a breve, comunque non vi preoccupate. Ok, semino. No, no, no. Dai, semino è andato giù. C'è il genietto qua che mi scazza. Ok. Perché lag così? Ma che cavolo. Ecco, non l'ho visto ieri. Comunque è, cioè, è un brawler madornale. Cioè ha una potenza, cioè un danno incredibile. Ecco, là, però se c'è il bombardino che mi tiene così. Il problema di Iris è che avendogli fatto la modifica del colpo che va anche oltre di dove lo spari, sta cosa non è che mi sia andata tanto a genio, perché la sapevo usare meglio prima. Ecco, là pure il mortale di Penny, ma guarda te. Ok, vabbè, non possiamo andare più su di così. A meno che faccio una bella pushitina così, tattica. Ma no, ma non ci credo. Vai via, che scappa. Ma che fai? Ma sei stupido. Vabbè dai, ci accontentiamo del più 7, anche se ha fatto meno 8. Va bene, 623. Ah beh, comunque va acquistato anche lui, quindi easy. Quindi andiamo a prenderci un attimino la ricompensa, tanto per prenderci 10 gettoni in più. Quindi ragazzi, vi è piaciuto, vi ricordo, pollice da su, commentate, iscrivetevi. Guardate che bella skin. Io adesso ve la faccio girare in tutto il suo splendore, visto che non tutti ovviamente la possono avere costando 50.000 punti stellari. Quindi ragazzi, vi ricordo, pollice in su, iscrizione, campanella. Vi ricordo che adesso faremo i video anche il mercoledì alle 2:30. Quindi impostate la sveglia, oppure semplicemente attivate la campanella e YouTube, sperando che vi mandi la feed, vi arriva. Quindi ragazzi, vi ricordo, niente, ci vediamo mercoledì noi con la sorpresina che ho in serbo per voi. Che più sorpresina era per me quando l'ho trovata, visto che non stavo registrando, ma
va bene lo stesso. Quindi, appuntamento noi mercoledì alle 2:30. Bella!